5,40, chiudi, chiudi, vai. Due macchine. Ok. E azione! Ed è azione! Le leggi del desiderio è un film che è stato voluto e pensato per molto tempo. Carla un giorno è venuta da me con il computer aperto e mi ha fatto vedere quella che è stata veramente forse la grande intuizione del film. E cioè un video su YouTube, una convention di un grandissimo, famosissimo life coach. Ho visto nella figura di questo life coach l'elemento più specifico e peculiare di questo preciso momento storico, in Italia e nel mondo. E Carla mi ha guardato e mi ha detto: questo è il tuo prossimo film. E io ho pensato, sì, questo è il mio prossimo film. Life coach sono dei profeti cialtroni, sono uomini di spettacolo perché intrattengono, trascinano, cantano, ballano, esaltano e poi al tempo stesso sono anche un po' stregoni e sono anche un po' psicologi. Get too lost, and all I said, they're better than town. Siete pronti a prendere quello che vi aspetta? Siete pronti a cambiare? E allora attenti a quello che desiderate, perché qui come oggi lo potrete ottenere! Inizia! Il mio life coach si chiama Giovanni Canton. È un uomo solo, fondamentalmente. Ed è un uomo che sembra avere la chiave del successo, cioè è un uomo che è riuscito a costruirsi esattamente la vita che vuole. E poi alla fine invece scopri che in realtà il povero Giovanni Canton è un essere umano come tutti noi. Comunque si carica caricando gli altri, ma lui per primo ha bisogno comunque di trovare se stesso. Azione! Ciao mamma, eccomi! Ti ho portato la spesa! Oh, eccola qua, questa è. Possiamo fare la cosa. In questa commedia romantica noi volevamo che i due protagonisti, cioè Giovanni e Matilde, fossero assolutamente forti. La cosa bellissima è quando si incontrano, sembrano due mondi veramente lontani, quello di Giovanni Canton e Matilde. In realtà cercano tutte e due la stessa cosa. Probabilmente vogliono tutte e due togliersi delle maschere, essere amati per quello che sono. La notte sono tua! Adesso vengo lì e andiamo a casa. Vattene, mostro! Vai, via, via! Il mio personaggio è il personaggio di Luciana Marino. Ha una famiglia, un marito, due figli, è una donna irreprensibile. In alcuni momenti Luciana è veramente buffa, perché è inadeguata, è molto in contrasto. Ci farà innamorare tutti, proprio per questo motivo. Paolo, che dire su Paolo? Paolo Rubens. Uomo forte, uomo sicuramente di potere, ha i soldi, una famiglia e naturalmente, come tutti gli uomini di potere, dei lati oscuri. Ah, mister, altri risulti. The future is now. Maurizio Mattioli in questo film ha fatto una prova per me molto inaspettata. Questo film gli offre veramente una gamma enorme di colori e che lui li porta tutti sulle spalle in una maniera magistrale. Bene, io mi sono trovato molto bene, però se lo dici sembra che ci credevi lì. Questo set è stata una passeggiata meravigliosa. L'entusiasmo è arrivato a tutti noi, abbiamo lavorato in un clima straordinario, ci siamo divertiti, abbiamo goduto tutti insieme delle scene che venivano bene. Stop. Cerchiamo all'esterno di noi la magia,
che ci possa modificare o far evolvere, quando invece poi naturalmente ce l'abbiamo dentro di noi la forza. È un film intelligente. Il tema di questo film, delle leggi del desiderio, è l'accettazione della propria fragilità. E questo viene ben rappresentato, ben raccontato. Vi aspetto al cinema con le leggi del desiderio. Ma attenti a quello che desiderate, perché oggi, qui, con me, potreste ottenerlo.